Beh, notizie flash. E salute bella gente, siamo qui col mio Fiat bellino, bellino, bellino. Questo video è dedicato ai pagatori di gasolio, compratori, pagatori, tutto. Dovete sapere che questo tipo di veicolo diesel è fatto in maniera che fai pochi chilometri pagando tanto gasolio. Praticamente è un crimine, a mio avviso, contro l'umanità, perché contro la natura, contro l'intelligenza, perché a un certo punto capisci, no? Soprattutto da quando esistono le centraline, anzi, direi da quel momento specialmente in poi, in quanto è possibile modificare il funzionamento del motore. Parlo ovviamente solo dei diesel, sono abbastanza esclusi di benzina, si può fare comunque, ma non vale la pena, dice il meccanico, non più, non uno, più di uno ne ho interpellati e dicono tutti la stessa cosa. Io ho la fortuna di avere il meccanico amico e quindi diciamo che non mi ha fatto pagare un cazzo. Inoltre abbiamo fatto insieme il lavoro, ci siamo anche divertiti. Dovete sapere che la centralina, tramite una porta di tipo USB che è qua sotto il volante, ti fa modificare i suoi parametri. Vi do i dati direttamente, proprio il video finisce subito, perché poi vi arrangiate a ricercare, search yourself, vale sempre, sempre, in ogni caso, non fidatevi, verificate quello che dico. Vi consiglio ovviamente, ricordo ancora una volta, di avere il meccanico amico, perché se no vi costa almeno qualche centino, no? Dipende dall'onestà della persona, per fare un lavoro il quale non richiede neanche l'apertura di quella cosa là davanti che è il cofano. Si va solo con la porta di entrata nella centralina qua sotto e basta. Questo furgone faceva, è vecchio, ma indifferente, è vecchio, nuovo, non cambia niente, cambia solo l'estetica, un po' di elettronica, il motore diesel non è cambiato, è sempre uguale, lo travestono da euro questo, euro quell'altro, 5, 6, 7, 8, euro 0,2, è tutta una presa per il culo, come anche lo è il resto delle vite che conducevamo, voi le conducete ancora, ma non state conducendo, state conducendo la vostra vita verso la sempre più importante schiavitù. Festa nazionale in Slovenia oggi. Alberi della cuccagna dappertutto, alti anche 25 metri. Questo furgone faceva 525 km. Ho fatto il pieno almeno una decina di volte prima di capire che forse, infatti il mio amico me l'ha detto lui, no? Di fare questo lavoro. Adesso, avendo fatto questa operazione, la quale, ripeto, non richiede nessuna modifica meccanica, un cazzo di niente, andate solo dentro con sta porta sul cervello della centralina e fate, insomma, lasciamo passare questo qua che ha fretta, e fate l'aggiornamento della centralina. Il ragazzo che me l'ha fatto ha detto che comunque, e l'ho visto fare, loro devono spedire la configurazione della vostra centralina alla fabbrica, delle centraline che, non so se lo sapete, è una in tutto il mondo. Poi fanno finta che sono diverse, ma il software e l'hardware di quei cazzi di schede elettroniche di merda che vi tra l'altro impediscono di modificare, di riparare, dovete sempre andare da sto meccanico del cazzo, che di solito sono dei ladri di merda. La maggior parte, quando gli fate cambiare l'olio, non lo cambia, aggiunge un po' di olio, basta. Andate là con l'asta a misurare l'asta appena arrivate a casa, che l'olio non si dovrebbe essere sporcato, è completamente nera la maggior parte delle volte. Vi consiglio di controllare ogni volta che vi dicono 7 kg di olio, no? 27 miliardi, no? Perché costa una botta quell'olio. Torniamo a noi. 525 km, quando l'ho preso, adesso ne fa quasi 800. Ecco il crimine. E non avendo fatto niente, niente, due operazioni, là tra l'altro di customizzazione totale, perché praticamente puoi decidere, io ho abbassato un pochettino la pressione del turbo, l'ho fatto entrare a 1500 invece che 2000, quindi il turbo nel diesel fa consumare meno, no? Uno dice ah, turbo consuma di più, no, consuma di meno, perché va più spedito e nel frattempo
sono più bassi i giri. E solo, infatti, a proposito di giri, è solo una questione matematica. La matematica non è un'opinione, no? Soprattutto quella basilare. E infatti, in precedenza, adesso metto la quinta così si capisce meglio, in precedenza andavo a 70 all'ora facendo 2500-3000 giri. E quindi è chiaro che se adesso fa 2000, 1900, 2000, sono 70 all'ora, consumerà di meno, no? Cazzo. È ovvio, lo sa anche un bambino questa roba qua, un conto che può fare chiunque. Ci vuole essere un scienziato, no? Né uno studioso di qualche tipo. Il video è finito, quindi rivolgetevi a un meccanico, meglio se è vostro amico, perché sennò vi incula qualche centino per fare sta roba qua, che la fa sul computer, ovviamente vi dice bon, torna fra mezz'ora, no? Lui manda la configurazione, gliela restituiscono giusta e lui come l'ha impostata, perché per esempio ho abbassato il turbo, l'ho fatto entrare a 1500 invece che a 2000, quindi consuma meno ancora, no? E ho allungato la quinta marcia, si può fare un casino di robe e io faccio quasi il doppio dei chilometri adesso, per cui tanti auguri a tutti quanti i pagatori di diesel, gli usatori di gasolio, e sappiate che vi stanno inculando proprio in una maniera vergognosa. Salute bella gente, ma proprio salute, eh.